Ciao a tutti amici di Social Media Motori, siamo a bordo della nuova Subaru Forester con Andrea Placani, responsabile della comunicazione. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Andrea, parliamo un po' di Subaru Forester. Nasce nel 1997 la prima generazione e poi cos'è successo? E poi sono successe un sacco di cose, sono passati 15 anni, la prima generazione è diventata la seconda, la terza e poi siamo arrivati appunto a quella che presentiamo oggi, che è la quarta generazione. Un'evoluzione della vettura che ha portato la Forester a diventare da station wagon rialzata a vera e propria SUV. Non a caso adesso, vuoi per dimensioni, vuoi per filosofia soprattutto costruttiva, la macchina è cambiata notevolmente. Parliamo del design, com'è cambiata? L'estetica è completamente diversa, però non è che abbiamo stravolto completamente quello che è l'immagine di Forester. Ora la vettura dà un'impronta molto massiccia, molto corposa, ecco. Quindi abbiamo dei nuovi gruppi ottici, un nuovo muso, addirittura due tipi di muse differenti. A noi piace dire un cuore due anime. Le due anime sono appunto rappresentate da questa estetica, una se vogliamo più classica e una molto molto più aggressiva, molto più sportiva e dinamica. Abbiamo queste luci di posizione a forma estremamente particolare nella cornice del fanale, per cui immediatamente balza all'occhio che a fanale corrisponde marchio Subaru. Andrea, è voluta anche all'interno. Anche all'interno tutto quello che si vede è a portata di mano, semplice da usare, viene mantenuta quello stile classico, vale a dire lo stile molto pulito, una serie di comandi nella plancia centrale e soprattutto al volante possono tranquillamente far capire quale può essere l'efficacia che può dare all'utente le varie funzioni che si possono trovare all'interno della vettura. Un sistema multimediale nuovo, il sistema multifunzione, che naturalmente dà una serie di informazioni all'utente. Molte sono le interfacce del sistema multifunzione che noi possiamo tranquillamente modificare con il tastino che c'è sul volante. Eccolo qui, passiamo alle varie informazioni. È stato fatto un notevole lavoro all'interno della vettura, sia in termini di accessibilità ma anche per quanto riguarda la versatilità della vettura. Il montante A è stato avanzato di ben 13 cm, una grande visibilità non solo frontale ma anche laterale. Noi siamo riusciti ad avere una distanza fra sedili anteriori e sedili posteriori aumentate di oltre 2 cm. Oltre a quello è stato modificato anche il tunnel nella parte posteriore, è stato dimezzato in altezza, quindi vuol dire che il comfort è assicurato anche per le persone che sono sedute nella parte posteriore. Anche sul bagagliaio sono state fatte delle modifiche, nel senso che è stata aumentata la capienza di 50 litri, passata da 450 a 500 litri. Sotto il cofano batte un cuore ruggente, perché ai tradizionali 2000 benzina aspirato e 2000 turbo diesel con potenze rispettivamente di 150 cavalli e di 147 cavalli trova posto ora un nuovo motore molto aggressivo, molto sportivo, di ben 240 cavalli, che potrà soddisfare sicuramente le esigenze degli smanettoni che vogliono avere non solo nell'estetica ma anche sotto il cofano la potenza per potersi divertire. Per quanto riguarda il motore diesel, rimaniamo ancora fedeli al cambio meccanico. Sulla motorizzazione benzina qui abbiamo delle novità, perché il 2000 aspirato ha un nuovo cambio Linertronic con sistema variabile di trazione, vale a dire con l'SI Drive, introdotto per la prima volta sulla nostra punta di diamante sportiva che è l'STI. Tre modalità di funzionamento con tre risposte diverse dal punto di vista connessione cambio motore. Vengono impostate direttamente dal... Vengono impostate direttamente dalla parte del cambio, dalla parte del manettino del cambio, e poi si possono modificare direttamente. Lo Sport Sharp è praticamente l'esplosione massima come risposta da parte di motore cambio, piuttosto che Sport o Intelligent nel momento in cui io voglio avere una risposta sì sportiva però non esasperata, piuttosto che l'Intelligent per un uso normale dove io voglio economizzare in termini di consumi.
Allora, qua c'è scritto X-Mod. Cosa vuol dire? X-Mod è la vera novità di questa vettura. X-Mod è un nuovo sistema elettronico che mette in collegamento freni, cambio e motore, dove naturalmente dà la possibilità anche a un neofita di potersi togliere d'impaccio e di poter in qualche modo superare qualsiasi avversità del fondo stradale. Lavora fino a una velocità di 40 all'ora, dopo i 40 all'ora si esclude automaticamente il sistema. Quattro sono le conformazioni dell'estimento per il benzina, quattro praticamente le stesse sono le conformazioni del diesel. Si parte dalla Comfort, la versione entry level della vettura, per passare alla Trend. Il terzo allestimento è l'Exclusive e l'ultimo è il Dynamic, dove nel Dynamic dal punto di vista estetico si ha una conformazione molto sportiva, molto aggressiva. I prezzi sono a partire da 29.990 nella versione naturalmente Comfort. Per quanto riguarda invece la Comfort del diesel, c'è un aumento di circa 2.000 euro, quindi si passa al 31.990.